Ecco che nota lieta della trasmissione, in lieve ritardo per impegni professionali, arriva ad allietarci la modella showgirl Isabella Polisena, interista doc, ecco che arriva. Un piccolo applauso. Ecco, prendi i nostri colori, perché tu che sei... Accomodati pure, ti lascio volentieri il mio posto. Ecco, Isabella, di nome e di fatto, modella, showgirl, tifosa dell'Inter, e tra l'altro ha anche partecipato come concorrente al concorso Miss Stella Nerazzurra, nell'edizione, mi pare, 2011, giungendo seconda, terza, mi sono sbagliato. Niente, siccome parlavamo dell'Inter, non ne parlavamo benissimo, perché ultimamente ci fa un po' tribolare. Dici un po' che cosa pensi di questa stagione, del nuovo proprietario, sai che abbiamo Toir, no? Nuovo proprietario. Cosa posso dire? Direi che ci sono stati tempi migliori, ma si può sempre recuperare. Si può sempre, sì, recuperare. E per recuperare vendiamo il nostro miglior giocatore alla Juve? Va bene così? Assolutamente. Mossa sbagliatissima, però insomma speriamo che le mosse cambino nel tempo e che si hanno risvolti, diciamo. Risvolti positivi. Positivi, ovviamente. Perfetto. Bene, detto questo, vogliamo dire qualcosa sul calendario, Irene, visto che te lo giravi, te lo rigiravi, ti piace? Sì, mi piace molto. Allora, il calendario si può trovare a Little Ghisa, prima potete contattare il numero 320-03-80-658 e chiedere di Luca, oppure lo potete trovare al Piccolo Paradiso a Villa Canali e per informazioni potete contattare il numero 0522-36-1030 e chiedere di Pino. Benissimo, mi raccomando, penso che il prezzo sia 7 euro, quindi una cosa molto contenuta, i soldi servono tutti per la campagna acquisti dell'Inter, quindi compratelo in massa. se no qui non si compra, non si batte chiodo. Dunque, sì, volevo appunto arrivare anche alla Reggiana, perché questa manifestazione popolare del tifo interista, della curva soprattutto, ci ricorda quello che la manifestazione dell'11 gennaio, la quale noi eravamo presenti, tra l'altro abbiamo intervistato proprio Morena, dei tifosi della Reggiana, perché anche la Reggiana attraverso un momento delicato, c'è stata la questione dello stadio, come tutti gli appassionati, gli interisti reggiani che ci seguono sanno, lo stadio è stato acquisito dalla Mapei che fa capo a Squinzi, e Squinzi quindi vuol dire Sassuolo Calcio, quindi giocare in uno stadio di proprietà nella propria città di un altro club. E giusta la protesta dei tifosi della Reggiana, che hanno voluto richiamare l'attenzione dell'autorità, dell'amministrazione e di tutti, anche del resto dei cittadini, sulle vicende granata, sulla squadra. Quindi, però bello vedere queste testimonianze, i tifosi che giustamente vogliono essere coinvolti nelle vicende societarie, come tanto quelli dell'Inter quanto quelli della Reggiana. Due società che stanno andando di pari passo. Non sono tempi belli né per noi, né per la Reggiana, né per l'Inter. Io credo che le speranze dobbiamo mantenerle, perché altrimenti o smettiamo di tifare, oppure facciamo qualcos'altro, oppure continuiamo a sperare. La manifestazione che dicevi prima effettivamente è stata molto bella, anche perché adesso le cifre non si sanno bene, perché chi dice 2.000, chi dice 3.000, chi dice 1.000, insomma io ne ho viste tante, gente, tantissima, e io mi azzardo a dire 3.000 comunque. È stata molto bella perché è stata molto pacifica e sembra che addirittura il comune abbia offerto ai tifosi, ai capi dei tifosi, insomma, di collaborare per cercare degli imprenditori per riuscire a risollevare il destino della Reggiana, che ahimè pari a quello dell'Inter, insomma, non è felicissimo, però ci auguriamo che questa manifestazione abbia portato qualcosa, vediamo se ci sono degli imprenditori reggiani che si sentono un po' coinvolti, insomma, da questa cosa, anche se purtroppo il periodo è piuttosto infelice, soprattutto per investire nel calcio non ce n'è più, insomma. Non ce n'è, dici, insomma, quindi sì, momento di crisi, purtroppo per quel che riguarda noi, per esempio la Juventus, questi problemi non ce li ha, insomma, è un passo avanti, perché allo stadio di proprietà è una proprietà, un assetto proprietario che è piuttosto stabile. No, perché, allora, io sono juventina, io ci tengo a dire questo, è vero che la Juventus... Ma non te leggi troppo. No, ci tengo nel senso che comunque dicono che sono la prima squadra che ha avuto lo stadio di proprietà, non è vero, è stata la Reggiana, ecco, specifichiamo anche questo. Infatti questo io non l'ho detto, la Reggiana è stata la prima ad avere lo stadio di proprietà e la prima a perderlo, è sempre un primato comunque. Ecco, comunque ad allietare la settimana, non so, non è solo la presenza di Isabella, di Morena, di Monica
e di Irene, ma anche il fatto, almeno per noi, che dobbiamo consolarci un po' gufando, che i nostri cugini sono caduti proprio ieri sera, noi stiamo registrando di giovedì, in Coppa Italia, in casa con l'Udinese, nonostante Seedorf, l'arrivo del nuovo coach, e noi abbiamo simpaticamente introdotto la trasmissione, io e Massimo, con un bel grazie Roma, sulle note del bellissimo inno di Venditti, perché anche la Roma, insomma, ci ha dato una piccola gioia, ha battuto la Juve di Morena, e impedendo alla stessa di fare il triplete. Sarebbe stato un mini triplino, perché comunque la Champion era già stata salutata, ma adesso diventa al massimo un double, insomma, Europa League e Scudetto. Lo Scudetto ormai in tasca, l'Europa League lo vedremo, quindi in poche parole il triplete resta. Morena, cosa resta? Scusa, Monica? Nero-azzurro, ovviamente, dell'Inter. Esatto, quindi questo non ce lo potete togliere, questo non ce lo togliete, niente da fare. No, però sai, essere felici di una cosa che voi avete chiuso prima, insomma, non la vedo così bella, insomma. Voi siete usciti prima, quindi non so di cosa ci siete a festeggiare per l'uscita della Juve, comunque, contenti voi. Ma sì, ma noi ci accontentiamo, l'importante è che resti questa nostra esclusiva, che tra l'altro non è da poco, perché in Italia nessuno ha mai fatto questa tripletta, e tra l'altro la Champions non è tanto come la Coppa dei Campioni di un tempo, quindi è anche molto complicata vincere, riuscire ad andare avanti in Champions nel nostro campionato, che particolarmente non sarà il più bello, non sarà il più tecnico, ma è particolarmente duro. E noi avevamo José Mourinho, com'era la canzoncina di José Mourinho? Se non ricordo male, tipo José Mourinho, na 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 na, José Mourinho, na 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 na. Perfetto, che nostalgia, che bei tempi. È vero? Bei tempi? Torneranno? L'inno dello Special One. No, quello che noi vorremmo in questo momento è che Toirfo si rivelasse uno Special One, perché il nostro futuro comincia da qua. Per il resto abbiamo solo delle incognite. Per quanto riguarda le gioie indirette, cioè per le vicende negative dei cugini, degli amici, Milan, Juve, ma in genere per quanto riguarda uno come me sono consolazioni, non sono nemmeno consolazioni, insomma. Ecco, però io la parola triplete non la spenderei al di fuori del triplete vero, perché è come paragonare la Serie A, è come dire non hai vinto la Serie A, vinci la Serie B, cioè anche perché dei tre titoli il più importante è la Champions League, ormai la Champions League è un, tu hai fatto un raffronto con la vecchia Coppa dei Campioni, io non so se oggi sia così più difficile vincere rispetto al passato. Teniamo presente che la formula della eliminazione diretta fin dai primi turni aumentava il rischio, perché bastava perdere una partita per rovinare tutto, per uscire subito. Adesso si possono perdere anche due, c'è chi ha passato il turno dopo aver perso le prime due partite, tanto per capire. Torno alla prima considerazione. Noi dobbiamo vedere se con Toir abbiamo trovato un nuovo Special One al quale dobbiamo lasciare il tempo di intervenire economicamente, intanto per mettere a posto le casse e poi vedere il resto, e appunto vedere se possiamo con lui aspettarci di riportare il club laddove tutti i tifosi si aspettano. Io lo dico praticamente una trasmissione sì e una trasmissione no. Cioè, l'Inter è una piazza, ha una tradizione. C'è una situazione per cui è legittimo attendersi che questa squadra entri nel club dei grandi dell'Europa. Dicevo, la Champions League di oggi, tu hai fatto il raffronto col passato, oggi la Champions League è un campionato europeo, in pratica, no? Cioè, con la fase eliminatoria è diventato un vero e proprio campionato. L'Inter deve stare con le 5, 6, al massimo 7 più grandi stabilmente, o comunque che stagioni negative siano le eccezioni e non si corra il rischio di tornare a passare quei periodi in cui era la regola invece, ecco, non essere nei primi 5 o 6 ed esserci cominciava a diventare l'eccezione. Quello che dobbiamo fare è invertire assolutamente questa logica. Esatto, vediamo di invertire. Allora Isabella, adesso ci fai un pronostico sulla partita, perché noi abbiamo anche un concorso che si riferisce ai pronostici sulle partite della nostra Inter.
Tu ci dici adesso il tuo pronostico per Inter Catania, magari lo facciamo anche sulla Reggiana. Con chi gioca la Reggiana, Morina? La Carrarese. La Carrarese, a Carrara. No, a Reggio. A Reggio. Amici, perché a Carrarese siamo gemellati, quindi una partita tra amici. Allora, facci un pronostico e dici anche così, dai, qual è il giocatore che, dell'Inter che preferisci, di cui è il poster in camera? Beh, di poster diciamo non ne ho, però se posso... Dobbiamo rimediare. Però sì, diciamo che se posso azzardare Melito? Melito? E faccio un breve pronostico. Ma non vorrei sparare classifica, insomma, quindi in non vorrei sparare dei numeri per poi dopo magari sì, insomma, tra virgolette guffarla. E tranquilla, si guffa da sola. Sì, diciamo che i presupposti non sono dei migliori, però come pronostico potrei dire un pareggio. No. Ed è già buono, ed è già buono. Buono, pareggio in casa con l'ultimo in classifica è proprio buono. Tendo a essere molto positiva. No, vabbè, diciamo che hai voluto essere scaramantica. E la Reggia invece cosa fa la nostra Reggia? Non sono buoni come i miei pronostici, pareggio per l'Inter, diciamo, meno, sì. Cioè un 1, vittoria della Carrarese. Uno, cioè due sarebbe la Carrarese. Due? Allora diamo due. Ecco, invece Morena? Devo fare anche il pronostico dell'Inter? Certo. Ma cosa sono 4 sconfitte consecutive che fa? No, un pareggio e 3 sconfitte, no? Sì, 2 sconfitte, un pareggio e una sconfitta, giusto se non ricordo male. È stato disastroso, un pareggio non solo. Esatto, ma sai, io credo che cioè, sulla carta non ci sono dubbi, deve vincere l'Inter. Poi è chiaro, bisogna vedere il morale dei giocatori com'è, perché tutto sta in quello lì. Io anche come la Reggiana, che lì sai, perdi anche la Reggiana, ha perso un po' il filo del gioco quando all'inizio era partita, giocava bene. Non lo so, è difficile fare pronostici per tutte e due, veramente difficilissimo, sono d'accordo con lei che veramente diventa difficile. L'Inter vince, dai, l'Inter vince facile, per me l'Inter vince facile. Ecco, e la Reggiana mi astengo, guarda, non ce la faccio, mi astengo. Mi astengo. Monica? Allora, io per l'Inter sono molto fiduciosa e azzardo un 2-1, doppietta di Palacio. Per la Reggiana mi astengo, preferisco non pronunciarmi nemmeno io. La Reggiana non raccoglie, c'è paura a esprimersi. Massimo? Vogliamo essere da meno della Fiorentina? Ma io siamo l'unico... Meno, l'unico 8, 10 punti indietro. Ho messo il punto di domanda, perché poi ci sono i rigori, ci sono... l'unico pronostico che sin qui ho fatto è stato quello della vittoria sulla Lazio, poi sappiamo com'è finita, per cui sarei tentato a questo punto di pormi nell'ottica di dire vince il Catania e aspettarmi la vittoria dell'Inter. No, non possiamo essere da meno della Fiorentina, anche perché giochiamo in casa. Io devo dire che sì, l'Inter non è in un buon momento, ma molto di rado le prestazioni dell'Inter sono state da squadra sfiduciata. Quindi Inter-Catania 3-0. 17esimo del primo tempo Palacio, 31esimo del secondo tempo Cambiasso e 38esimo Milito. La Reggiana vince 1-0 al 14esimo gol del primo tempo, gol di Anastasi. Perfetto, si fa soffrire. Bene, Massimo sbilanciato, adesso l'Irene e chiudiamo in... Per l'Inter sentiamo. Sono dico per la penso come la Monica 2-1. Per la Reggiana spero un pareggio, dai. Speriamo in un pareggio, dice. Speriamo che vinca. Ebbene, adesso qua sul pronostico chiudiamo, ricordando di mandare, adesso vi spiegherà tutto la Monica, i vostri pronostici, quindi è stato molto dettagliato quello di, per esempio, di Massimo sul Inter Catania, sulla prossima partita dell'Inter. Ricordate che alla fine della stagione avrete una maglia autografata originale di Javier Zanetti, del nostro mega capitano. Pronostico, azzecca il pronostico del concorso, partecipate, guardate la nostra trasmissione, anche perché durante la trasmissione Monica fa un numero e se voi riportate questo numero il vostro punteggio verrà raddoppiato. Spero siate stati attenti e abbiate colto quell'attimo, l'attimo fuggente. Adesso salutiamo, stand up, tutti in piedi. Ecco, salutiamo, permesso, mi metto qui in mezzo alle nostre bellezze.
Un saluto, ci rivediamo a San Siro domenica per Inter Catania, una partita che con contenuti che vanno al di là del risultato. Ricordate che l'Inter siamo noi i tifosi. A Reggio Emilia c'è solo, non c'è solo l'Inter, c'è anche comunque la Reggiana. C'è anche la Reggiana, comunque noi abbiamo l'Inter nel cuore. Ciao! Vi invitiamo tutti a vedere la nuova Peugeot 308 nella concessionaria Peugeot in via Fratelli Cervi numero 89. Vi aspettiamo, troverete del personale molto disponibile e molto gentile. Mi raccomando, non mancate. Nel frattempo vi ricordiamo anche il nostro concorso Azzecca il pronostico. Per tutte le indicazioni vi ricordo di seguire quello che ho dato l'altra volta nella puntata, altrimenti di consultare il nostro sito www.interclubreggioemiliablogspot.com e di mandare un'email per il concorso verso interclubreggioemilia@gmail.com. Il pronostico si svolge sempre nella stessa maniera, 1x2 per il risultato esatto, di indicare il marcatore in minuto anche avversario per il pronostico. Ovviamente pronostico libero anche a sfavore dell'Inter, visto i risultati finali, e soprattutto di stare attenti durante la puntata al numero che io do, perché con quel numero lì si raddoppia il risultato, il punteggio ovviamente. E un'altra cosa, vi ricordiamo di considerare nullo il numero che io ho dato l'altra volta, perché per problemi tecnici, per ritardi, non è stato programmato. Questo è tutto e mi raccomando, ricordate che si vince la maglietta di Zanetti. Grazie e buona serata a tutti.